caratteristica importante di questa mostra nel 1984, quando si svolse a Venezia, in coincidenza con la Biennale, una grande mostra di arte a Vienna, a Palazzo Grassi, fu realizzata la prima coppia viaggiante del fregio di Beethoven. E una coppia un po' più leggera, ma altrettanto evocativa, è presente in mostra, quindi quest'opera d'arte totale con la musica dell'inno alla gioia, della nona di Beethoven, è veramente molto importante. La ricostruzione è stata veramente una grande concessione che ci ha fatto il Belvedere. Dobbiamo la generosità del Belvedere anche un progetto curato da Francis Mola, ed è la ricostruzione dei colori dei tre pannelli delle facoltà, la filosofia, la medicina e la giurisprudenza, che bruciarono nel castello di Iberdorf. Con l'intelligenza artificiale nutrita da documenti dallo studio delle colorazioni di Klimt, è possibile adesso avere un'evocazione di questi colori. Il progetto è già online dai primi di ottobre, quindi per vedere pure l'hanno lanciato, però ci hanno permesso di farlo vedere in mostra. Infine abbiamo deciso di insieme con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di creare una collaborazione che permetta da un lato di lasciare le traccia della donna, capolavoro di Klimt, comprato in occasione della mostra del 1911, ma non esposto in quella circostanza, bensì alla Biennale di Venezia del 10, di lasciarlo visibile nell'area dove appunto ci fu la mostra di Klimt, che è dove sorge adesso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, il padiglione austriaco era un po' più in là, però diciamo abbiamo modo di evocarlo, però c'è un biglietto che ci consente uno sconto reciproco tra la mostra e la galleria. E ci sono poi tanti altri elementi da sottolineare che gli artisti austriaci presenti sono in gran parte autori che hanno anche esposto in Italia in quegli anni, anche nella bellissima raccolta di arti decorative. Alcuni pezzi erano per esempio stati presentati a Torino nel 1902 o a Milano nel 1906. Infine moltissimi ringraziamenti, quindi